prima che inizi il video vi stoppo fin da subito perché devo dirvi una cosa molto importante. Vorrei creare una serie di video che a mio parere è molto molto figa, ma ho bisogno del tuo aiuto, sì, del tuo aiuto che stai guardando questo video. Non posso dirvi come sarà strutturata la serie, però se vi fidate di me, alcuni di voi potrebbero essere coinvolti nella serie. Però dovete essere onesti, perché se io becco dei perditempo, la serie non andrà mai in porto, perché io ci butto via il tempo. Dovete inviare una mail a lucasbusiness@teletu.it in sovraimpressione solamente se abitate a Bergamo, avete uno scooter moto mezzo elaborato in modo colossale, questo mezzo funziona e può o circolare in strada o essere utilizzato in una zona industriale dove nessuno vede niente. E basta, poi ovviamente chi mi contatterà avrà delle informazioni aggiuntive che sono ovviamente necessarie per lo svolgimento della serie stessa. Ma per favore, mi raccomando, non fatemi perdere tempo, perché se mi arrivano 1000 mail e 900 sono di gente che non è di Bergamo, io le 100 mail di quelli che sono di Bergamo è difficile che le legga. Di conseguenza, per favore, se non siete di Bergamo o limitrofi molto vicini, non scrivetemi perché non vi rispondo. Per favore no, perché se non siete di Bergamo non posso includervi in questa serie. Nella mail che mi invierete solamente se siete di Bergamo dovete inviarmi il mezzo, la foto del mezzo, l'elaborazione, il vostro abbigliamento tecnico. Quinta cosa, mi dovete dire quando siete disponibili a vederci fra sabato e domenica nei prossimi weekend. Dovete scrivermi in che via abitate, ovviamente. Successivamente io leggerò le mail, in base anche ai miei impegni ci organizzeremo per vederci e fare questa serie. Detto ciò, vi lascio al video. C'è stato un piccolo problema, ho smanettato il microfono, quindi si sentirà un po' il vento, ma niente di particolare. Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale. Io sono Luca e siamo oggi super estasiati, come sentite dal tono di voce. Sto smattando di maledetto, non ci sto più dentro. Abbiamo fatto collettori, filtro e mappa. La moto ha preso 98 cavalli alla ruota e 109 all'albero. Cioè, ma ho anche sbagliato adesso strada, cazzo. La moto è cambiata come se fosse dal giorno alla notte. Cioè, è scandaloso. Cioè, guardate. Sentite che stocchi. Questo video lo sto facendo proprio perché voglio farvi vedere la moto come va adesso. Cioè, adesso io sono in ritardo di 20 minuti all'incontro che è qua davanti. Cioè, ma sentite che botti, che saracinesche che tira! È devastante! Scusami il ritardo! Bene, allora, punto di ritrovo effettuato, chiacchiere effettuate. La moto che abbiamo davanti a noi è guidata dal mister Federico, che non avete mai visto sul canale. Sentite com'è cambiato il sound, adesso è molto molto più cattiva, è più, te respira molto di più, si sente che ringhia, cazzo, ringhia questa moto ormai, ringhia. La tratta di oggi sarà quella per arrivare a Maranello, luogo in cui c'è un ragazzo che mi segue che ha un Panigale V4 e che ha intenzione di farmi provare, ma questo ovviamente non ve lo aspettate perché io ve lo farò uscire in un altro video. Concentrazione, prendiamo il bigliettino con calma, non c'è nessuno dietro, ce lo mettiamo in tasca, non entra, perfetto, lo appoggiamo un attimo qui, ci tiriamo via il guantino, lo mettiamo dentro bene, tac. Quindi eccoci in autostrada, ci facciamo un'oretta e mezza in autostrada bellissima e ci rivediamo quando succederà qualcosa di più interessante. 2000 years later. Ah, raga, la tortura è finita, finalmente uscita di Carpi. Bene, siamo all'uscita di Carpi, abbiamo il buon uomo con vabbè, non c'è niente da dire, io mi giro. Basta, ciao!
Questo che state vedendo con il Panigale V4 è un mio carissimo amico che ha avuto il coraggio di lasciarmelo in mano. Quest'ultimo non l'avete mai visto nei video e quindi vi dico che lui ha aperto un canale dove porterà anche lui motovlog, quindi cercatelo. Si chiama Ducatista X. Qua sotto in descrizione trovate il link al suo canale, quindi chi non si iscrive al suo canale è un tacchino. Adesso Mister V4 ci porterà nella stradina molto figa verso lo stabilimento di Maranello. È entrata anche la folle. No, ma raga, vi giuro, questa moto sì, magari ha preso 10 cavalli, quello che è, ma di coppia, erogazione, schiena, è tutto un altro mondo. È cambiato proprio come moto. Se avete una moto che sapete che terrete per un annetto, due annetti, pensateci, prendetela, stravolgete. Raga, i botti di Capodanno si fanno in moto, non si fanno con la polvere da sparo, li facciamo con la benzina. Ecco! Siamo appena entrati a Maranello e iniziamo già a mandare a fanculo i Velox. Mi pare di capire che qua c'è alta presenza di Ferrari. Ah, Ferrari! Ah! Ferrari Store, tutto qua! Basta, Maranello è di proprietà Ferrari. Qui ce n'è... Oddio! Cazzi. Vabbè, comunque la Clio gli dà la paga, Non la tiro fuori perché sennò GTC4 lusso V12 690 cagalli. Io la guardo da lontano questa qua, che è meglio non avvicinarsi. Sono proprio piccoli questi dischi, guarda, sono più grandi della mia moto. Bestia. Dai che andiamo! Adesso stiamo andando in piazza, che io non so cosa sia, però questa è molto bella perché c'è il cavallino. Prontissimi da Maranello per andare alla Fontanina. La piazza era quella lì e la sosta era questa, non pensavo. Allora, io questa strada non l'ho mai fatta, di conseguenza vediamo di giocarcela bene. Ah! Come si alza? Si alza, che una meraviglia! Ah, che te ne tocca in terra, Dio! Che sarà che? Sentite che vacca, raga! Sentila come grida! Cioè, io faccio così ed è come se fosse un lanciafiamme. Adesso vi faccio vedere. Decido io quando dare i colpi. È un lanciagranata a comando. In questo dovete investire in scarichi, mappature, filtri, scoppi, botti e benzina. Senza la benzina non scoppia niente, ecco. C'è chiaro, ragazzi. Mi raccomando, ricordatevi che se la benzina voi non la mettete, la moto non scoppietta. Se prima si giravano la maggior parte delle persone, esclusi gli anziani, adesso si girano anche i vecchi che non hanno l'amplifon. Madonna, che stocco! Ora bene, ci siamo un attimo bevuti una cosettina. Adesso ci hanno suggerito un posto dove andare a mangiare le tagliatelle al ragù. Essendo che non è molto distante, ci andiamo. Dai che ho fame. Trovato lui, andiamo, è nostro. Stanno andando avanti le operazioni per recuperare le moto dal ghiaccio. Prima abbiamo buttato giù il Panigale, non è caduto, tanta roba. Un Ferrari.
Ferrari. Non a caso siamo vicino Maranello e non a caso mi chiami Ferrari. Sì, così apriamo le danze del dopo pranzo. Adesso dovremo riprendere l'autostrada. Dobbiamo tornare a tuona casa perché sta venendo buio, si farà tardi e farà molto freddo. C'è la stradale, siamo dei bravi motociclisti e noi non facciamo del mal. Forza Luca, scappa ancora dalla Pola. Allora questo dovrebbe essere lo svincolo dell'autostrada e noi dovremo farci un'altra oretta e mezza di autostrada molto molto triste. Guardate, guardate. Madonna, che sarà, che dia.